Forza Italia l'attacco per il calendario venatorio, sul quale l'attuale maggioranza avrebbe combinato un vero pasticcio. Mauro Febbo, già assessore alla caccia della passata legislatura, mette in evidenza le debolezze sui tre punti fondamentali che il calendario avrebbe dovuto rispettare. Abbiamo lavorato per rendere possibili le tre esigenze, quelle che vengono dal mondo venatorio, quelle che vengono dal mondo agricolo e soprattutto quelle che vengono dal mondo cosiddetto ambientalista e animalista. E su questo, chiaramente, per fare questo abbiamo lavorato con i numeri. Ogni volta, soprattutto negli ultimi due calendari, ci siamo sforzati di dare numeri esatti per arrivare ad una corretta, ad un corretto piano venatorio che tutelasse questi tre fattori. L'attuale calendario, dice Mauro Febbo, non fa nulla per l'emergenza ungulati, vero e proprio flagello per gli agricoltori. Che ci sia il ripristino poi di un atto che tanto faticosamente abbiamo portato avanti, quello del regolamento che è stato approvato dal Consiglio regionale, quello del regolamento della gestione degli ungulati. Il problema dei cinghiali è un problema enorme su questo territorio, che sta causando problemi all'agricoltura, che sta causando una serie di problemi anche di natura sanitaria. Un calendario, rincara la dose Mauro Febbo, che si è dimenticato del patto, il patto per la tutela dell'orso, siglato nella passata legislatura con il Ministero. Crediamo in una regione verde d'Europa, una regione dove si parla in questi mesi, è parlato di orso, mi sembra che non ci sia il rispetto del patto, non ci sia il rispetto di quel protocollo che noi abbiamo fatto al Ministero. Ed una frecciata a Mauro Febbo, in conclusione, la scocca anche al mondo ambientalista, che oggi appare indifferente di fronte a problematiche così evidenti. Se questo calendario alla fine sta danneggiando tutti, a cominciare dagli ambientalisti, mi aspetto da loro lo stesso accanimento che hanno usato nei miei confronti. Lui ricorderà le decine e decine di ricorsi che mi hanno fatto durante il mio assessorato. Mi aspetto che il mondo dell'agricoltura assuma decisioni importanti, chieda, ma mi sembra che lo hanno già fatto, e soprattutto che l'assessore prenda atto di questa situazione.